Ciao, benvenute ai top e flop del mese di dicembre. Intanto buone feste, speriamo anche che mi metta a fuoco la telecamera. Comunque, vediamo id... Sapete che è un mese un pochino mica bello? Allora, di super super promossi non ce n'è neanche uno. Intanto abbiamo un top, possiamo dirlo top e ve lo mostro, è questa crema corpo della Cleo. Multimilk con latte di riso, avena e mandorle. Dice che è una crema ricca, corpo vellutante, idrata e nutre, vaniglia e fiori di nocciolo. Ok, la confezione è un 250 ml. Era una crema ricca, sì, ma abbastanza mousse. Infatti c'è scritto che è mousse, quindi era molto leggera, ricca ma leggera, quindi si spalmava bene, si assorbiva velocemente e ha questo profumo di vaniglia che persiste e a me piace molto, quindi questa la promuoviamo sicuramente. Iniziamo con i non promossi ma neanche bocciati, perché il loro lavoro lo fanno. Andiamo avanti con le creme corpo. Quindi questa è la crema corpo della Nivea, l'ho presa in offerta, prezzo pieno non l'avrei mai presa. Crema Nivea burro corpo al cacao, ok, è un 200 ml, la confezione era questa. Cosa dire, che non l'ho lavata questa non l'ho lavata, ed è sicuramente, dice che è adatta per la pelle secca, non è vero, perché è molto molto ricca, lascia questa scia bianca quando la applichi, ma non idrata niente, sembra quasi di metterti sopra della cera e poi dopo non idrata assolutamente, appesantisce la pelle e basta. E poi al cacao, non sa di cacao assolutamente, sa di crema Nivea normale, quindi ok, in offerta va bene, ma a prezzo pieno non l'avrei mai presa perché è una crema ma niente di più, quindi ni. Altro ni, perché fa il suo lavoro ma non mi ha soddisfatto del tutto, è questa palette. Io le palette le finisco, si sa. Questa è dell'Urban Decay, è la Mariposa Palette, che come potete vedere, tanto vi ho fatto vedere tempo fa, è un'edizione limitata, come potete vedere l'ho completamente finita. Io le palette le finisco. Ci sono colori che mi sono piaciuti un sacco e colori che mi sono piaciuti molto meno. C'era un blu che non si capiva cos'era, che era poi Night, Mushroom, c'erano dei colori che proprio non mi piacevano e non erano neanche belli da applicare. Però proprio posso dire che erano molto pigmentati e duravano a lungo. Cosa negativa, oltre ad alcuni colori che per me non mi piacevano, erano molto polverosi, quindi prima c'era da fare il trucco occhi e poi dopo il trucco viso, perché se no macchiava tutto. E per una palette dell'Urban Decay questo è un ni. Belli gli ombretti, pigmentati, tutto quello che volete, ma non devono essere così polverosi sicuramente. Ora passiamo ai flop, perché bene sì, ce ne sono. Il primo flop è questo struccante della Garnier. Questo è lo struccante Occhi Express 2 in 1 e dice che è tutti i tipi di trucco, anche waterproof. Ultra struccante, fortifica le ciglia con arginina fortificante. È un 125 ml e io l'ho preso solo perché è in offerta a 2 euro. Se no non l'avrei mai preso uno struccante della Garnier. E continuerò a non prenderlo, quindi evitatelo. Intanto tutti i tipi di trucco, anche waterproof, non strucca, non toglie neanche il trucco normale, quindi un ombretto fa davvero fatica a toglierlo, una matita fa davvero fatica a toglierla, quindi quello waterproof proprio non ne parliamo. Fortifica le ciglia, assolutamente non è vero, anzi devi stare lì 20 minuti per cercare di struccarti gli occhi e quindi al massimo le rompi le ciglia e ti irrita gli occhi, altro che fortificarle, quindi assolutamente questo no. E quello viola, qualcuno ne ha anche parlato, a me proprio non è piaciuto assolutamente, è inutile struccare il viso se avete un fondotinta o qualcosa del genere, ma niente niente di più, quindi super flop. Altro super 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 flop è questo mascara del Le Rocher, Color Nature mascara extra volume, è questo blu, facciamo prima. Allora,
Come vedete è incredibile, ma vero, ma è un mascara che intanto la confezione è trasparente, quindi si vede che fino a qui è vuoto e poi c'è tutto il prodotto. Lo scovolino, se riuscirò mai a farlo vedere, proviamo a pulirlo se riesco a farvelo vedere meglio, poi vi spiegherò perché. Lo scovolino è questo, cerca di mettermelo a fuoco, ecco, è molto sottile e molto piccolo. La formula è molto pastosa e con questo tipo di applicatore non va assolutamente bene. Quindi se io... ecco, è completamente pieno di prodotto. Vado ad applicarlo sulle ciglia, fa un poccio, davvero un poccio, perché le unisce tutte, fa i grumi, restano pastose, si appiccicano e basta. Io non ho finito mascara, ma ho proprio deciso di buttarlo. Me l'hanno regalato, quindi non so se per caso era andato male o che cosa, ma la formula così pastosa io non la consiglierei a nessuno. Con un applicatore del genere proprio non va bene, quindi questo davvero bocciato. E questi erano tutti i top e flop del mese di dicembre. Fatemi sapere come sempre se vi sono stata utile, se qualche volta l'avete provato anche voi, come vi siete trovate. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni. Ancora tanti auguri, ciao!